Novità importanti per il collegamento ferroviario Ravenna-Roma che dal 10 dicembre sarà potenziato. Trenitalia mi ha comunicato come dal 10 dicembre vi sarà un potenziamento del collegamento ferroviario veloce dalle Marche verso l'Umbria e la capitale. Infatti il Freccia Bianca diventerà il Freccia Argento con tutti i potenziamenti di servizio, da un maggiore comfort delle carrozze a servizi dedicati come il collegamento Wi-Fi per usare internet, come degli schermi per avere notizie in tempo reale dei dati di viaggio o l'accesso al portale di bordo per usufruire di servizi informativi e di intrattenimento. Questo è comunque un importante gesto di attenzione verso una tratta e verso un collegamento che solamente qualche tempo fa poteva essere oggetto di soppressione, invece vengono buone notizie. Ma per i viaggiatori, per i turisti che dalle Marche devono raggiungere la capitale o viceversa, ci sono altre buone notizie. Il raddoppio della parte marchigiana della tratta Orte-Falconara dopo 40 anni è diventato realtà. Sono stati assegnati proprio in questi giorni all'impresa aggiudicataria i lavori del raddoppio della tratta Genga-Serra-San Quirico, finanziata con fondi PNRR per oltre 370 milioni di euro. Nel prossimo piano degli investimenti sarà finanziata la tratta Serra-San Quirico-Castelplanio e già in avanzato stato di progettazione anche la tratta dal punto PM228 ad Albacina, finanziata con oltre 130 milioni, di cui 35 milioni provenienti dai fondi PNRR. Quindi smentiamo anche i profeti di sventura della sinistra che in questi giorni hanno detto come la tratta in questione era stata dimenticata dal governo o addirittura definanziata. Abbiamo già aggiudicato i lavori per il raddoppio della prima tratta.